Buon pomeriggio, siamo al Lungomare dei Mosaici. Tra pochissimo ci sarà un evento. Andremo a presentare un nuovo progetto che arricchisce proprio questa galleria sotto il cielo. E ci sono dei lavori straordinari, dei manufatti che vedrete fatti dai ragazzi della scuola Corridoni di Fano. E noi vi aspettiamo. E è bellissimo, siamo tutti emozionati. Allora, questo progetto ha un grandissimo valore pedagogico didattico perché permette di sviluppare con i bambini diverse competenze trasversali, la capacità di lavorare in gruppo, il problem solving, l'empatia e soprattutto esercitano quella che è una educazione alla cittadinanza, cioè si mettono a disposizione della collettività, del bene pubblico, in sostanza diventano dei cittadini anche più responsabili per il futuro, sicuramente migliori e sicuramente anche più felici. Quindi è un progetto su cui la nostra scuola San Lazzaro di Fano, precisamente la quarta C, la quarta D della scuola primaria Corridoni, hanno fortemente creduto e ne approfitto per ringraziare innanzitutto le maestre, approfitto per ringraziare l'associazione Mosaichiamo, il comune di Mondolfo, il comune di Fano e soprattutto Stefania Carboni con il CREMI. E quindi è una giornata speciale su cui i bambini sono anche particolarmente emozionati e racconteranno loro opera, che il cui motivo principale è questo filo rosso che unisce i bambini, che portano la loro specificità, ma che sono interconnessi, interdipendenti tra loro e quindi si mettono ancora una volta a disposizione per la collettività. Insieme a tutte le maestre abbiamo praticamente pensato, inventato e progettato tutte le mattonelle che sono qua adesso messe in posa grazie anche ai genitori. Ed è stato un lavoro, devo dire, molto veloce, perché i bambini hanno compreso subito perfettamente anche la tecnica, che è molto semplice, quindi i manufatti sono molto semplici, ma tutti insieme sono una meraviglia. E la cosa bella è che sono tutti belli insieme, non ce n'è il più bravo, è tutto bello perché ognuno ha messo la sua unicità, quindi questa è la cosa meravigliosa di questo progetto.